Salve a tutti amici di Gamer Inside, io sono Michael e spero che l'audio sia tutto ok. Oggi siamo finalmente tornati con un nuovo gioco in anteprima. Siamo su Among Worlds, gioco sviluppato in Unity. Allora, per voi uscirà. Questo video esce il 23, io lo sto registrando il giorno prima esattamente. Il gioco uscirà il 24, quindi lo sto provando con 2 giorni di anticipo. Ringrazio tantissimo gli sviluppatori. E andiamo in gioco. Io non ho ancora visto nulla, nulla. So solo che uscirà il 24 maggio. Non mi sono spoilerato nulla. Ok. Con F la luce. Interessante, sembra un po' low poly, un po' così. Ah. Aia. Aia. Questo già danno. Ma il low poly. Quel low poly che piace a me. Comunque si vede che c'è Unity dietro, eh. Destra, destra, dove si va? Direi di esplorecchiare un attimino tutto. Beh, l'ho fatto anche che lasci le impronte a terra. Destra non si va da nessuna parte. Ci sono queste rocce, ma... Ok. Direi di ritornare. Dove eravamo prima, ovvero qui. Ok, un po' di compenetrazioni, ma va bene. Non è un granché, devo dire la verità. Sistema di shooting. Devo dire la verità, fa un po', diciamo, un po'. Come posso dire, in modo. Salta, salta, salta. Ok. Diciamo che è un po' legnoso, un po' legnosetto, ecco. Adesso. Io vorrei usare il medikit, sinceramente. Però evidentemente non posso usarlo. Andiamo a vedere un attimo i controlli. Controlli. Action, crouch, flash, right, walk, move. So, ve l'ho detto, lo sto vedendo insieme a voi per la prima volta. Inventory. Ah, inventario è qua. Quindi è come si switchano le cose. Vabbè. Lo scopriremo più avanti. Tanto vi dico già, non mi piace il sistema di shooting. Assolutissimamente non mi piace. Scendi? Saltava sul posto. Perché qua mi sa di trappola? Ok, nudge all'alliro. Un po' legnosetta ancora, eh. Sono negli access. Bah, diamogli il beneficio del dubbio. Anche se questi sono asset,
Sincero, ho visto già questi asset in tutte le sue, in tutte le salse, in tutti i modi. Li ho già visti. Sono visti e rivisti. Ok, adesso posso usare. Ah, con A e D. Usiamo questo piccolino. Ok. Abbiamo un altro checkpoint. I lupi che finché non mi guardano non si triggerano, giusto? Non posso scoiarli, non posso fare niente. Una cosa che mi piace è il fatto di avere le munizioni infinite per le armi, per l'arma, per le doppie pistole. Mi sembra uno di quei giochi che si pone come obiettivo principale di andare a imitare in un qualche modo Tomb Raider. O Tomb Raider, come volete chiamarlo, come preferite. Mi sembra molto uno di quei giochi lì, che come obiettivo cerca di imitare male. Male, dimmi. Qui ci sarà un altro trappolone oppure si scende? Si scende di nuovo giù. Dove ho ucciso il lupo? Ok, quindi dopo, vabbè, andiamo avanti, nel senso di là vedo una sali. Ok. E la vedo una leva, io la tiro. Proviamo a tirarla. Aperto un passaggio da qualche parte con la leva. Chissà dove. Vabbè. Sperando che non sia necessario per il proseguimento. No, no. Ok, va bene. Andiamo avanti. Ah, no, no. È proprio necessaria quella leva. Perché si è arrampicato lì? Non ha senso. Va bene, torniamo al checkpoint con i lupi. Quindi bisogna andare per di qua. Fare di questo. Ok, non si può manco correre. Vai, veloce, veloce, veloce. Ok, giusto in tempo. Giusto in tempo. Facciamoci l'ultima parte per un attimino, un altro pochino. Vediamo un attimino come continua. Qua vedo molto parkour dal sistema di movimento, dal sistema di camera e tutto il resto. Non è proprio adatto al parkour questo gioco, mettiamola, ecco. Mettiamola così. Nel senso, non lo vedo un po' legnoso ancora, nonostante tutto. Cioè, guardate, tipo da lì. Da level design dovrebbe essere un po' più lunga e larga la rampa, secondo me. Invece lì no, no. Lì no. E niente, non salta.
Non salta alcune volte, proprio nonostante io abbia comunque una tastiera, diciamo, buona, molto buona. Alcune volte non salta, la tendenza a non saltare. Va bene ragazzi, vi direi questo video è tutto. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi per me, per questa diciamo early access, test in anteprima, test così e no. Cioè nel senso non è un gioco che comprerei e nemmeno un gioco che consiglierei. Mettiamola così. Ciao a tutti.